Chateau Giscourt, che fra i tre chateau sarebbe quello più prestigioso. Di solito si mette quel più prestigioso alla fine. Invece abbiamo scelto di metterlo subito perché a livello della struttura tannica il Chateau Giscourt è quello più leggero, nel senso che Chateau du Tertre, avendo un po' di Petit Verdot nel blend, è un po' più importante a livello della struttura, e Caia Rossa ovviamente, essendo un vino toscano, ha una struttura maggiore, quindi non volevamo dominare il Giscourt con gli altri vini. Per questo motivo che abbiamo iniziato con il Chateau Giscourt. Chateau Giscourt è un assemblaggio di principalmente Merlot e Cabernet Sauvignon. C'è un piccolo percentuale di Petit Verdot. Siamo su un style veramente molto classico bordolese, ma sia per Giscourt sia per Dutet, con un affinamento in legno che sarà vicino al 100% di legno nuovo. Quindi si sento all'inizio un po' queste note di vaniglia, queste note molto terziarie. Poi il vino era un po' freddo, ora quando si apre molto sulla punta. Quindi questo è il Chateau Giscourt. Il Chateau du Tertre è un assemblaggio un po' più semplice, abbiamo soltanto il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Nonostante questo, ha una struttura più importante a livello tecnico rispetto al Giscourt. Il Chateau du Tertre è sulle parti più alte della zona di Margaux. I due castelli sono nella zona di Margaux, quindi una zona molto famosa che è abbastanza bassa nel Médoc. Forse la conosce lei o la passa in cucina, perché non sento niente. Vabbè. Quindi du Tertre significa in francese, du Tertre è una collina. Quindi Chateau du Tertre sarebbe il castello sulla collina, che comunque è una collina che siamo a 43 metri di altezza, quindi non è che è altissimo. Però rispetto al Giscourt, che è un po' più basso, ha queste note un po' più forte. E poi si arriva col Caia Rossa. Caia Rossa, come dicevo prima, è un assemblaggio degli 8 vitini che abbiamo in azienda, quindi si parla di Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, 4 vitini bordolesi, più Syrah, Grenache, Mourvèdre e Sangiovese. L'idea era veramente di rappresentare la diversità che abbiamo in vigna sull'espressione di questa bottiglia del Caia Rossa. Una cosa di cui siamo abbastanza orgogliosi è che dal momento in cui il Caia Rossa è entrato nel gruppo di Chateau Giscourt, Chateau du Tertre, vi parlavo prima dell'agricoltura biologica e biodinamica, questi due castelli hanno iniziato anche loro a lavorare in biologico e biodinamico. Non sono ancora certificati, però hanno qualcosa come 80% a Giscourt e 75% a Du Tertre delle superfici che sono lavorate secondo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica. Quindi questo è una cosa che ha portato Caia Rossa. È vero che Giscourt e Du Tertre sono le due sorelle maggiori di Caia Rossa, però questa volta è la piccola azienda che ha portato qualcosa a Giscourt e Du Tertre. Ovviamente noi sfruttiamo l'esperienza, tutte le conoscenze che hanno i tecnici di Bordeaux, che ci aiutano sugli assemblaggi, sulla scelta dei legni, però anche noi, diciamo, è stato uno scambio di idee e di modo di fare il vino, quindi molto interessante vedere un po' quali sono le similitudini tra questi vini, che c'è sempre un'idea di fare dei vini molto eleganti, molto fini, non si va su un'espressione che è molto ampia, degli aromi molto importanti, si cerca di sempre essere su delle cose un po' più strette, però più di avere dei vini che si assaggiano in lunghezza. Per noi questo è molto importante, fare dei vini che non si esprimono in orizzontale, però più in verticale e in lunghezza. Allora vediamo.